La riunione dei capigruppo a Palazzo Mosti, segnale di lento ma pregnante ritorno alla centralità politica e amministrativa dell'istituzione comune. Dopo quasi 3 mesi di vacanza, l'aula consiliare è tornata ad essere la casa della città, il luogo della democrazia e del confronto. Al centro ovviamente l'emergenza sanitaria e i suoi derivati, con Vizi Sguera, capogruppo del Patto Civico, che chiede all'amministrazione ragguagli periodici circa le azioni messe in campo. Proprio questo è stato uno dei punti che come patto civico abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione e precisamente dell'assessore alla sanità Picucci. È proprio quello di avere un po' i numeri in maniera precisa per quanto concerne la città di Benevento, quindi dei contagiati, delle persone ricoverate in ospedale, delle persone in terapia intensiva, delle persone che sono in cura presso le loro abitazioni, quindi in quarantena nelle loro case, insomma di avere in maniera ufficiale almeno una volta alla settimana una serie di notizie, una serie di numeri che noi possiamo trasmettere e comunicare ai cittadini. Da Sguera una panoramica sulla contingenza attuale. Il capogruppo del patto, nel corso di una lunga intervista concessa alla nostra emittente, ribadisce il ruolo di opposizione del suo gruppo, un gruppo che definisce coeso nonostante qualche frizione di troppo con Luca Paglia. Mastella e le dimissioni, prima date e poi revocate. Sguera chiama il sindaco al senso di responsabilità e alla spiegazione delle ragioni di una crisi profonda che l'epidemia in atto ha soltanto ritardato nella forma e nei modi, ma che si riproporrà come necessaria nel momento in cui si tornerà ad un quadro di normalità. È chiaro che il sindaco dovrà dare delle spiegazioni precise sulle dimissioni, anche perché sono state fatte delle accuse ben precise e anche gravi, e quindi è giusto che le venga a riferire in consiglio e faccia capire a noi consiglieri, quali sono le reali ragioni che lo hanno spinto alle dimissioni.